D'altronde io sono entrata in scena solo dopo che lui aveva già deciso. Oggi come ieri posso dire che se fossi stato costretto a seguire un'altra strada, le sue braccia sarebbero state non già rubate, ma scippate dall'agricoltura. Aveva talento, una passione introvabile in chiunque altro, come se provenisse da un altro pianeta. Senza esagerare, ce l'aveva nel sangue. Un giorno mi confidò che se fosse di più. Abbiamo voluto questa serata perché Calaluce non è il solito libro, il solito romanzo, e non già solo perché lo scrittore è un nostro compaesano. Certo, questo è il motivo di orgoglio per Pisciato, ma lo è ancora di più il fatto che questo libro parla di noi, del nostro paese, della storia e delle nostre famiglie. Lo fa in un modo straordinario, attraverso due storie d'amore piene di colpi di scena, personaggi e paesaggi per niente scontati. Con un linguaggio così semplice e diretto che quando cominci a leggerlo ti sembra così reale come se stessi vivendo quelle situazioni in prima persona. Ma non aggiungo altro, a questo ci penseranno i nostri ospiti e l'autore, Angelo Spignano. In conclusione c'è un altro motivo, ultimo non per importanza, anzi. Il ricavato dei libri, al netto delle spese, quelli venduti ovviamente, questa sera saranno donati dall'autore a Pisciano Bellavita, la nostra squadra di calcio, come fu a suo tempo per Mesolino a favore della Pro Loco e del Presepe del 2012. Ora, ovviamente, chiederete cosa c'entra il calcio con Calaluce. Senza Pallone questo libro molto probabilmente non sarebbe mai nato. Senza Pallone l'autore non sarebbe quello che oggi conosciamo. Nel gennaio del 2008, in un freddo pomeriggio della Terpigna, in un campo arroccato tra le montagne innevate, giocavamo una partita di campionato e sulla panchina sedeva proprio l'autore, Angelo Spignano. Alla fine del primo tempo eravamo sotto di un gol, ognuno giocava per sé, non c'era compattezza, non c'era aiuto reciproco. Eravamo tutto tranne una squadra che si sostiene a vicenda. Alla fine del primo tempo fui l'ultimo ad entrare negli spogliatoi. Dopo di me Angelo. Un rumore forte mi accompagnò, era la porta. Ebbi di borsone, scarpette ed altro volare. Poi subito un silenzio di tomba. Ma come quella volta il nostro spogliatoio era così silenzioso. Anzi, pensandoci bene, fosse stata l'unica volta. Non ci furono indicazioni tattiche, suggerimenti di marcature o sostituzioni. Ci fu detto testualmente, perché in fondo quelle parole mai nessuno le ha dimenticate. Con i colori della nostra terra non si scherza. Indossate una maglia pesante, una maglia che rappresenta il paese, una maglia che porta con sé storia e tradizioni da portare avanti e rappresentare col petto in fuori e testa alta. Una maglia attaccata sulla nostra carne e che mai niente e nessuno deve azzardarsi a dimenticarlo. Certo non posso raccontarvi la faccia di Angelo, ma posso dirvi quella partita la vincemmo, non per lui. In quel clima, in quell'ambiente di allora, è stato come deliziato. Vedere, come dire, riquadri, piccoli quadretti che rispecchiavano un po' la vita nostra, la vita di questo paese, scenette quasi spaccati, quasi bucolici, rimembrare un pochino certi vocaboli che stanno scomparendo, che tra poco probabilmente non pronunceremo più, ma che erano ricchi di un significato non solo, come dire, letterale, ma un significato di vita, no? Perché creati in un contesto che potevano e significavano certamente qualche cosa che in quel periodo ci rappresentava. Che ce lo fa? Questo Piscianese. Che cosa mi ha fatto? L'ho letto ieri, stamattina pensavo un po' a cosa dire. Ho pensato a una cosa, prima all'inizio tu parlavi di un libro che fa memoria, sì. È un libro che fa memoria, a me personalmente ne ha fatta tanta, perché purtroppo, non so se mi sembra che c'è in sala, prima ho visto qualcun altro, mi è andato via da Pisciato un po' meno di me, sono quasi 20 anni, come dicevo prima. E un po' di memoria la sto perdendo su tante cose. Calabrice, per esempio, Claudio, anch'io non so cosa l'ho imparato adesso, quindi è un libro che mi fa memoria, ma mi sta insegnando anche alcune cose. È un libro ricco di tradizioni, alcune me le ricordo, altre le conosco, altre anche qui non le conoscevo. E quindi la prima cosa che vorrei dire è questa del valore delle tradizioni che ci sono in questo libro.
tradizioni che anche il sindaco diceva prima che si stanno perdendo, tu anche, cioè un paese che non ci sarà più così, però vi dico che non bisogna avere paura del futuro, perché poi il futuro è quello che ci costruiamo noi, non è che ce lo costruisce qualcun altro. Se sarà negativo, peggiore, ce lo saremo costruiti noi male, quindi ce la possiamo prendere innanzitutto da noi stessi. E spesso in questa terra è così, se il presente è negativo, non mi riferisco solo a Visciano, mi riferisco appena si scende giù da Visciano, per quello che sappiamo dei veleni che ci sono nel nostro sottosuolo, della Campania Felix, è colpa innanzitutto nostra, non è colpa degli altri, perché se noi in Italia siamo sempre bravi a dare colpa agli altri, noi invece cominciamo a prendere noi le nostre colpe, chi non ha vigilato, chi non ha impedito e chi ci ha guadagnato soprattutto da queste cose. Quindi io non ho paura del futuro, cerco di costruirlo nel mio piccolo un po' alla volta. E non userò aggettivi sportivi per questo libro, nel senso che dico subito che mi è piaciuto, Angelo, tranquillo, mi è piaciuto il libro. Anzi, se posso fare una sottolineatura, direi che questo per me non è il secondo romanzo di Angelo, ma è il primo. In quanto il primo che mi era piaciuto altrettanto, ma secondo me non era un romanzo, era una ricostruzione giudiziaria e non di un fatto doloroso viscianese, ma qui siamo più nel linguaggio di un romanzo, un linguaggio semplice, si diceva, però che prende, accattivante, e a me mi ha preso e mi sono anche un po' immedesimato, non solo per alcune situazioni che ho vissuto anch'io, per esempio la festa libera. Anch'io mi ricordo, ero piccolissimo e ci si andava veramente con un corteo festoso a questa festa di lire.